che abbiamo fatto, anche perché sapevamo, ci abbiamo creduto, ci crediamo e ci crederemo in una manifestazione del genere utile a tutti quanti, grandi, piccoli, anche perché noi non facciamo soltanto come Associazione Bruno Zevi questa manifestazione, facciamo anche un'altra, organizziamo un'altra manifestazione all'esterno, che è Giochi di Strada, che parte verso la fine di maggio e gli inizi di giugno, quindi sono i nostri due appuntamenti, senza contare poi tutte le discipline che abbiamo all'interno durante l'inverno. Bambini che prima non c'era, ora con i lavori che ha fatto l'amministrazione e con la nostra presenza vedo che ci sono molti bambini, cioè mi fanno tornare a quando io ero bambino lì in mezzo, e questo era ed è il nostro credo dell'associazione. Noi siamo nati per questo. Per ora facciamo questi spettacoli per portare a conoscenza della città l'evoluzione del Rione. Ora aspettiamo che i residenti siano protagonisti della vita nel Rione. Bene, ci apprestiamo a vivere questa settimana davvero di grande spettacolo grazie all'Associazione Zevi, quindi sarà un tourbillon di emozioni perché prevarrà non solo il senso così di aggregativo, perché saranno tantissimi a partecipare appunto a questa edizione, e poi addirittura Miss Granata nel contesto generale, dove praticamente verrà eletta la Miss, la Reginetta Granata, quella che appartiene un po' ai colori della nostra Salernitana. Quindi io do appuntamento dal 2 per vivere insieme a noi, insieme all'Associazione Zevi, davvero una settimana di grande spettacolo. Per valorizzarlo. Noi abbiamo sempre molto contato sull'aiuto delle associazioni che dislocano le loro prerogative sul territorio. Questa del Rione Zevi è un'associazione particolarmente attiva. Questa associazione, segnatamente questa del Rione Zevi, svolgono una funzione sarebbe per dire democratica, nel senso che sono una garanzia, un presidio di legalità, un presidio di buon governo, e offrono la possibilità alla popolazione, alla gente del luogo, ai giovani, di avere uno sbocco, una possibilità di svago e di cultura e anche del buon vivere civile, dello stare insieme. Quindi queste iniziative sono tutte benemerite, anche per questi motivi che ho detto prima, e anche perché offrono di fatto poi una serie di momenti spettacolari che hanno reso meno noiosa l'estate salernitana. È stata un'estate vivace, è stata un'estate senza buchi, e credo che chi è rimasto in città non abbia avuto tempo per annoiarsi. Sindaco, in questi giorni si lavora anche su più fronti, in vista anche dei festeggiamenti per il Santo Patrono. Su più fronti. In vista anche dei festeggiamenti per il Santo Patrono, per quanto riguarda le grandi opere, per i lavori di manutenzione, che cosa bisogna aspettarsi? Bisogna aspettarsi che facciamo la conferenza stampa per i lavori in corso per questa fino alla fine dell'anno, e credo che la faremo mercoledì, giovedì, in modo tale che avrete un quadro preciso delle azioni che sono in corso e che partiranno. Si sta già lavorando in ogni caso? Naturalmente. Salerno è facile oppure non fare impresa? Si leggeva di questi dati del Corriere della Sera che ponevano Salerno in coda, insomma, addirittura 97esimo su 101. La realtà è questa o sono dati, insomma, che tengono conto di quale situazione? Io credo che c'è una crisi verticale che intercetta un po' tutte le regioni d'Italia. Non mi risulta che a Salerno sia particolarmente complesso e complicato fare impresa. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, abbiamo un SUAP, uno sportello unico, abbiamo una serie di disponibilità all'ascolto che credo non creino problemi all'imprenditore. Ormai forse il sud che non attira, gli ultimi dati della CGA di Mestre dicevano che ad esempio sugli investimenti stranieri che sono cresciuti in Italia solo il 2% sono andati nell'ultimo anno al sud, quindi cos'è che non funziona? Vabbè, questo è un ragionamento che ci porterebbe molto lontano e che non possiamo disbrigare nell'arco di una chiacchierata così informale in conferenza stampa. Salerno credo sia una città che ha delle attrattive dal punto di vista imprenditoriale, intendo, una città che per quanto riguarda i flussi turistici è all'avanguardia, per quanto riguarda gli sbarchi crocieristici, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, abbiamo un SUAP, uno sportello unico, abbiamo una serie di disponibilità all'ascolto che credo non creino problemi all'imprenditore.
Ormai forse il sud che non attira, gli ultimi dati della CGIA di Mestre dicevano che ad esempio sugli investimenti stranieri che sono cresciuti in Italia solo il 2% sono andati nell'ultimo anno al sud, quindi cos'è che non funziona? Vabbè, questo è un ragionamento che ci porterebbe molto lontano e che non possiamo disbrigare nell'arco di una chiacchierata così informale in conferenza stampa. Salerno credo sia una città che ha delle attrattive dal punto di vista imprenditoriale, intendo. È una città che per quanto riguarda i flussi turistici è all'avanguardia, per quanto riguarda gli sbarchi crocieristici, per quanto riguarda